La Juve ad un possesso pieno di vantaggio, 7 chi difende, 4 chi attacca. Lollo Penna mette la palla per terra, la conclusione da 3 va sul secondo ferro, rimbalzo d'attacco di Uva che dà un assist facilissimo a trasformare per Udo. Mette i primi punti a referto, ribadisce il più 7 Cremona, 8 a 15, pescato sotto Esposito, buona difesa con le braccia alte di Tortù, ma adesso un tiro aperto di Divo mancato, ruba palla Verona, contropiede, 2, diventa un 1 contro 0, va a schiacciare Udo. Ovviamente Cremona. Manca il tiro, la formazione ospite, transizione Verona, Udon si prende la tripla e la mette, e c'è l'extra possesso con Gazzotti che prova a mettersi in proprio e poi riapre da Udon a Stefanelli in palleggio, un tentativo molto complicato in allontanamento ma viene premiato. Ci diciamo che c'è, adesso dobbiamo riuscire a venire fuori anche senza di lui in campo. E va detto che il plus minus di Divo non è dei migliori, almeno finora. Adesso pescato sotto Vittorio Bartoli, molto bravo a trovare con 5 punti, un buon impatto difensivo, quindi il coach sicuramente sarà contento di aver recuperato un altro giocatore. Si sblocca Divo, ma io ho tanta tecnica con la mano destra e sinistra che gli permette, anche se è un po' lento, ad arrivare sempre vicino al canestro e fare dei tiri del genere. Eccolo qua, e va a segno, questa piccola ingenuità in attacco ancora. Divo chiude su di lui Cotton, gira sul perno e questo è un canestro. Minuti, Stefanelli per Divo, pesca Bartoli per Stefanelli che si prende un tiro da 2 e lo mette, gran gestione. Questo canestro si chiama talento perché ha fatto una mezza finta, il difensore non si è spostato, gli ha voluto comunque tirare in faccia e ha fatto canestro. Gran giocata di Itan Esposito, di poco. Ovviamente 4 metri per tirare, ha fatto canestro. Palla Buva in post basso, riapre per Penna che gli torna palla, gran giocata e va a schiacciare, salta l'uomo. Laterale che poi ha visto Buva completamente sotto da solo per un appoggio facile. Arriva corto di mano Mancina, Shahid. Udom pesca Esposito che sbaglia ma c'è il rimbalzo offensivo di Divo, presenza. Renza canestri a favore con Trieste che è 2 punti indietro, ruba Udom sul passaggio di Cotton, transizione scaligera con Esposito che va a schiacciare l'assi andando fino al capolinea, ma in una situazione abbastanza complicata se non complicatissima nel traffico. Udom, 2 soli palleggi, si prende questo triplone di Garra. 10 secondi per completare questo possesso. Divo, palleggio con spostamento laterale ed è il suo gioco preferito. Quarto, 68 chi attacca, 58 chi difende. Verona è in controllo, ha toccato anche il più 12. Adesso gran palla Stefanelli per la schiacciata di Vittorio Bartoli. 7 minuti e 9 secondi da giocare, Buva pesca dentro Udom che si gira molto bene, trova il tocco, anche l'aiuto della personalità. Dicevamo si è un po' spenta Cremona, Verona ha tanto talento soprattutto con un giocatore, eccolo qua, come Stefanelli.